Senatore Calderoli ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, se non avesse dei dubbi io intervengo contro la proposta di inversione all'ordine del giorno. Sono contrario all'inversione, sono contrario all'incardinamento del provvedimento. Il provvedimento è arrivato alla Commissione nell'ottobre del 2015, quindi giace in quella Commissione da 1 anno e 8 mesi. È per colpa mia che giace in quella Commissione, perché non solo l'effetto di un certo numero di emendamenti, ma l'utilizzo anche spregiudicato del regolamento per far sì che dopo 1 anno e 8 mesi sia approvato un solo emendamento. Io credo che non si tratti di una colpa, ma si tratti di un merito l'aver fermato questa cosa da fuori di testa. Però i meriti è giusto condividerli, e il primo partito con cui voglio condividerlo è il Partito Democratico. Perché? Perché noi abbiamo presentato 8.000 emendamenti, in passato ne ho presentati 85 milioni, e quando si è voluto fare una legge, la legge la si è fatta, con le fiducie, con i canguri, con gli emendamenti premissivi, con gli emendamenti apocrifi, quindi è mancata la volontà politica. Hanno il Presidente, l'hanno avuto fino al dicembre del 2016, hanno avuto il Presidente della Quinta Commissione che, bontà sua, dopo 1 anno non aveva ancora espresso un parere sugli emendamenti, hanno la Presidenza del Senato, quindi avrebbero potuto tranquillamente farlo. Così non è stato. Poi, come sempre capita, il Partito Democratico, a seconda del periodo dell'anno e del vantaggio elettorale, da Dottor Jekyll si trasforma in Mr. Hyde e decide di calendarizzarlo anche senza relatore per il 15 di giugno. Però non bisogna far troppo, perché ci sono i ballottaggi, però bisogna dare anche il contentino a sinistra, quindi proprio per, non un pugno di dollari, ma per un pugno di voti si sta svendendo la nostra identità, si sta svendendo l'essere dei cittadini italiani. Perché una legge la si cambia quando non funziona. La legge 91 del 92 funziona fin troppo bene, andrebbe ridotta, come giustamente ha detto Gasparri, ridimensionata. Qualcuno mi risponde: il numero delle cittadinanze rilasciate a livello europeo sta regolarmente calando. Qual è l'unico paese che nel 2016 è stato recordman delle cittadinanze rilasciate? L'Italia, 205.000. L'anno scorso l'Italia 180.000. In 3 anni abbiamo raddoppiato il numero delle cittadinanze che diamo. E tutti a dire no, noi siamo troppo restrittivi sul rilascio della cittadinanza. Io lo sarei ancora molto di più, soprattutto su quelle che acquisiscono attraverso il matrimonio, che determina delle situazioni allucinanti per cui c'è un maltrattamento della donna rispetto al quale la sinistra non dice mai niente, perché è sempre santo l'extracomunitario. Io non vedo solo un problema da un punto di vista numerico, numerico sicuramente, perché stiamo parlando, dicono che ho negato la cittadinanza a 1 milione di cittadini. Io penso che non sia il 1 milione di cittadini che vuole la cittadinanza, è qualcuno che invece a sinistra vuole 1 milione di quei cittadini che diventeranno sicuramente loro grandi elettori. Ma quello che mi spaventa è l'aspetto non solo della svendita della nostra identità, ma è l'aspetto della sicurezza. Io non posso dimenticare che proprio all'essere in vigore in quei paesi una legge come quella dello Ius Soli, gli attentatori tutti, sto parlando di quello di Bruxelles, di Londra, di Manchester, di qualunque parte d'Europa si siano verificati, avevano in tasca un passaporto del paese contro cui ha fatto l'attentato questo personaggio. Dirò di più, protestate pure, non importa nulla. Dirò di più, la verità fa male, ma intanto portatevela a casa e andatela a dire ai vostri cittadini elettori. Dirò di più, il signore di Manchester, figlio di libici, che grazie allo Ius Soli, cioè quella legge che oggi volete portare avanti, ha preso la cittadinanza e il passaporto inglese, ha fatto l'attentato a Manchester, Ducis in fondo, aveva preso 7.500 euro di borsa di studio e al posto di studiare con quei soldi ci ha comperato la bomba. Bravi, complimenti! Dopo si discuterà dei trattamenti sanitari obbligatori
il primo posto dove fare il secondo comma, applicarlo dell'articolo 32 della Costituzione, va fatto a questo Parlamento che al posto di impegnarsi sui cittadini italiani pensano solo ai loro voti. Bravi, andate avanti, non so dove andrete. Qualcuno dice, adesso sono caduti da 4 minuti i tempi per gli emendamenti, preparatevi a contare perché sono tanti. Qualcuno ha detto siamo pronti a metterci la fiducia, abbiamo qui il ministro Finocchiaro, quindi siamo già pronti, mettiamola già oggi, non facciamo neanche la discussione generale. Ricordatevi, con una fiducia non si fa niente, perché se dovesse essere approvato con un voto di fiducia un emendamento, un articolo interamente sostitutivo, il provvedimento torna alla Camera e là ci muore, oppure preparatevene a metterne quattro. Vi auguro buona fortuna e buon voto a tutti. Grazie.